mentre non arrivava la regata, questa bella sala dell'Istituto Fiorentini con i miei amici e colleghi, il sindaco Borgo San Lorenzo Paolo Popon e il sindaco consigliere delegato per l'edilizia scolastica di tutta l'area del Mugello, Tommaso Triberti, per la città metropolitana. Saluto il preside, il dirigente, il vice dirigente, a noi piace ancora dire il preside, diciamo, dell'istituto comprensorio, perché Giotto Olivi è rappresenti tutti, e poi tutti i nostri amici sindaci che sono qui, Passiatore, Mongatti, Federico e tutti gli altri, insomma, che sono qui con noi. Beh, credo che questo progetto sia un progetto molto importante, anzitutto perché era atteso già da quando Mugoni non era ancora nato, diciamo. E questo è un fatto rilevante. Questo significa che, insomma, il rapporto che abbiamo instaurato tra la città metropolitana e l'area del Mugello, grazie anche alla squadra di sindaci che è molto coesa, è un rapporto che funziona, che produce risultati. Sul Chino Chini abbiamo concentrato molti investimenti. Con questo progetto della nuova palestra arriveremo ad un totale di 10 milioni di euro investiti su tutto questo polo scolastico. Credo che sia, dopo l'investimento sul polo Galileo Meucci di quartiere 4 Firenze Scandicci, è l'investimento più grande in assoluto. Mongatti lo sa perché lui ha seguito nell'altro mandato questo settore. E noi lo diciamo con grande orgoglio, perché questo polo scolastico è davvero un polo di attrazione per tutta la popolazione studentesca del Mugello. Poi mi raccontava Tommaso che una piccola parte, che è più a ridosso dell'Appennino, se guardiamo appunto l'incidenza sui comuni, è un'incidenza che tocca praticamente dove più dove meno tutti i comuni, oltre al capoluogo Borgo San Lorenzo. Credo che sia anche una grande risposta che noi diamo alle famiglie, non solo ai ragazzi. Peraltro la tipologia di questa scuola si poggia molto sulla qualità delle strutture, perché i ragazzi qui fanno formazione anche a livello appunto di laboratori, che sono estremamente importanti. E la palestra completa il progetto complessivo con questo investimento di poco meno di 4 milioni di euro per discipline sportive molto importanti a servizio della scuola negli orari scolastici, ma anche del territorio negli altri orari. Ringrazio la struttura tecnica della nostra città metropolitana, che ha seguito tutta la fase di progettazione di cui parleremo, e non aggiungo altro, perché poi sicuramente sia Paolo che Tommaso avranno da dire cose anche più dettagliate rispetto a quelle che ho detto io, però insomma penso che tutti noi dobbiamo poi veramente condividere con le famiglie e le comunità dei nostri territori questo progetto, perché poi con la palestra si dà un servizio non solo ai ragazzi ma anche alle persone anziane, agli atleti, al mondo comunque dilettantistico, quindi è una grande risposta per il territorio. Vi ringrazio ancora e lascio la parola. Grazie a te Dario, aggiungo veramente cose, non i ringraziamenti, i nuovi ringraziamenti, perché se oggi siamo qua a presentare di fatto una gara che credo sia in corso di pubblicazione, questi minuti sono già pubblicati, quindi vuol dire che è vero, perché c'è molto scetticismo quando si parla di questo tema, e come ricordavi, anche se tu mi hai fatto un po' troppo giovane,
risale da diversi tempi lontani l'esigenza anche per il Chinohini di avere una palestra, evidentemente una palestra scolastica. E ricordo quando ancora con Giampiero Mongatti nel 2019 iniziamo a inserire un piccolo stanziamento di bilancio di 400.000 euro, si pensava a un copriscopri diciamo parecchio leggero. Oggi, come ricordava Dario, si arriva a un intervento di 4 milioni, quindi stiamo parlando non di un copriscopri, ma di una signora palestra. Questo è stato il risultato del territorio e bisogna sottolinearlo, perché senza la possibilità di fare squadra, e non dico solo del comune di Borgo San Lorenzo, ma di tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni, che hanno condiviso dal 2014 che questo polo scolastico avesse bisogno almeno di due cose, in realtà erano tre. La prima, concludere l'adeguamento sismico del Giotto Olivi, c'era il famoso lavoro da agganciare le colonne, sembra facile detto così, ma non era semplice. Ricordiamoci che c'erano i ragazzi nei container, e anche su quello abbiamo dato una risposta con l'investimento delle aule del Chinohini. La terza era dotare anche il Chinohini di una palestra, che diventa importantissima non solo evidentemente a servizio scolastico, ma perché sarà un ulteriore spazio dove le società sportive del Mugello potranno trovare nell'orario extrascolastico degli spazi adeguati per fare sport e fare anche le partite, perché l'investimento di 4 milioni, che non è stato semplice, questo lo voglio sottolineare perché diciamo siamo in una zona dove il rischio idraulico è quella roba da un punto di vista urbanistico e non ti fa costruire, eh? Abbiamo dovuto lavorare sulle dimensioni, trovare anche la giusta angolatura per fare la palestra più grande possibile, vero Tommaso? Diciamo, ci siamo dati questo obiettivo. E non solo i ragazzi si potranno allenare, ma poi sarà omologabile anche per tanti sport che abbiamo sul territorio. Quindi dal 2014 al 2019 c'è stata una volontà, abbiamo iniziato con Giampiero, poi Tommaso ha raccolto i testimoni, Dario ci ha sempre creduto, e lo ringrazio, l'investimento sulle scuole che parlano numeri. 10 milioni di investimenti sono investimenti importanti per il nostro territorio, così come voglio ringraziare anche la struttura tecnica, da Giovanni, a cui faccio in bocca al lupo poi per il nuovo ruolo, ma diciamo quando abbiamo lavorato su questo progetto era ancora a capo di gabinetto della città metropolitana, a Giampaolo Cianchi, a tutta la struttura amministrativa e tecnica della città metropolitana, perché non è stato un lavoro semplice anche per le difficoltà urbanistiche e anche per provare a trovare una sintesi fra quella che era l'esigenza di una palestra scolastica e l'esigenza anche di darla poi fruibile anche alle altre società sportive. Quindi è stato un lavoro di squadra, è stato un lavoro su cui tutti abbiamo creduto e l'abbiamo messo come priorità. E finalmente, rispetto a quello che ci eravamo detti nel 2014, quindi all'allacciamento delle colonne, le nuove aule per i Chinohini e la palestra, diciamo oggi si ragiona molto di target sul PNRR, diciamo che vigileremo e saremo tutti attenti perché i lavori partano nei tempi opportuni e finiscono, ma devo dire che dal punto di vista, e non solo da questo punto di vista, dell'edilizia scolastica, che in questo caso intacca anche il mondo sportivo, la città metropolitana è stata attenta al territorio, attenta al Mugello, attenta alla scuola e attenta allo sport. E questo non è mai banale. Quindi grazie davvero a tutti per questo risultato storico che oggi abbiamo raggiunto. Grazie di cuore. Allora, brevemente, sicuramente come diceva prima Dario, è una giornata nella quale arriviamo qui con orgoglio per il percorso fatto, per le risposte che si sono date al territorio in ambito scolastico e per quello che oggi, il nuovo percorso di oggi inizia, che dà risposte in ambito scolastico, ma non solo. È un percorso, una scelta di investimento sui territori che sta caratterizzando la città metropolitana. Quando si dice la città metropolitana è niente che non si conosce, che è lontano, eccetera, eccetera, in realtà credo sul territorio, un territorio come il nostro, il lavoro Giampiero ha fatto il percorso prima e lo ha fatto alla grande. Io ho avuto il privilegio di tagliare il nastro, no? quando abbiamo inaugurato l'ampliamento delle aule. Credo che sia un testimone che comunque, al di là delle persone che siedono
in città metropolitana sia la rappresentazione dell'impegno che c'è sul territorio e sui territori, per adesso oggi siamo qui e io sono contento di essere qui. È un lavoro che era atteso da tanto, l'hanno detto sia Dario che Paolo, e oggi finalmente arriviamo al passaggio finale, alla partenza del passaggio finale. Cioè, la gara dovrebbe essere pubblicata in questi momenti, non so, guardo Antonella, non so se è già stata pubblicata, ma insomma ci avevano detto entro mezzogiorno, se non è mezzogiorno entro mezzogiorno. Ok, è andata. Quindi è pubblicata la gara, ci sarà l'affidamento dei lavori entro il 31-12 e entro il 31 marzo partiranno i lavori di realizzazione che dureranno da cronoprogramma 470 giorni. Questo è un pochino il cronoprogramma. Al di là del giorno e dell'ora, credo che questo sia davvero l'inizio di una fase nuova che possa dare le risposte a questo territorio anche in ambito sportivo. Il ringraziamento ovviamente a tutta la struttura tecnica che ha lavorato soprattutto in questi ultimi mesi in modo assiduo, in collaborazione con il Comune di Borgo, con tutto il territorio, con tutti i sindaci, con gli assessori, Giampiero, Stefano, Federico, ma col Comune di Borgo ovviamente c'è stata una grande relazione su questo, perché tutte le volte che si ampliava il progetto della palestra rimaneva fuori qualcosa. E allora farlo un po' più grande, cerca i soldi, ma quelli non bastano. Con Giovanni le discussioni erano quasi quotidiane nell'ultimo periodo, alla fine, come diceva Paolo, siamo arrivati al limite massimo, oltre nel fiume, se no poi spostavamo di fatto la scuola, toglievamo la scuola e ci si faceva la palestra, quella poteva essere l'alternativa. Però ecco, in tutto questo, ora non la diciamo perché poi a qualcuno gli viene davvero la voglia e dopo si riparte, diciamo che intanto godiamoci questo. Però al di là delle battute, credo che il momento importante sia proprio dato anche dal cammino che si è fatto, di stretta collaborazione, di voglia di trovare sempre le soluzioni anche quando sembravano complicate e anche quando ogni tanto, dopo che avevi già visto il progetto, avevi trovato ulteriori finanziamenti, eccetera, eccetera, mancava qualcos'altro e allora veniva il nervoso di dire ancora non ci siamo, ecco oggi ci siamo. Oggi ci siamo e questo è il punto di partenza, e quindi il ringraziamento a tutti davvero per quello che oggi andiamo a inaugurare. Non terminano qui gli investimenti, poi do la parola all'ingegnere Stefania che ci illustrerà il progetto, perché giustamente il protagonista della giornata è la palestra, quindi ora lo presenterà Stefania il progetto, che ringrazio. Non finiranno qui però gli investimenti sul polo, se ha detto Dario che abbiamo già investito 10 milioni, saranno 10 milioni e qualcosa, perché sarà un intervento a breve, ora con i tecnici si sta verificando sul Giottulivi, sull'auditorium del Giottulivi, per il rinnovamento di una parte dell'auditorium che era richiesta dalla scuola e che sulla quale ci siamo già, diciamo, confrontati almeno sulle idee sulle quali si può proseguire. Quindi l'impegno continua, dopodiché, come dicevamo con Dario venendo qua in macchina, dopodiché è finito, ci sono nemmeno più richieste, dopodiché basta, non si richiede più nulla per un po' e si passa a investire su altri capitoli. Stefano. Grazie.